ragazzi sono under 13, quindi ragazzi nati nell'anno 2006, fanno regolarmente il campionato giovanissimi regionali, professionisti B. Bene, cominciamo. Lavoro sul colpo di testa per iniziare tecnica individuale, ok? Iniziamo bene sul posto senza saltare, ok? Cominciamo con il colpo di testa di costruzione, massima precisione, due saltellini, mi arriva la palla, oriento e apposta bene in mano al compagno. Dai, via, andiamo, forza! Sì, saltellino bene, forza! Saltellino bene, buona, stop, cambio, diamo forza, saltellino, gomiti, altezza spalle, alza di più le braccia, Adam, alza le braccia. Ok, iniziamo ad andare un po' di più con i piedi. E allora Grilli, due passi indietro al cono. Scegli te, mi devi fare uno al secondo, stacchi e cerchi di colpirla in volo con le braccia belle aperte. Uno, due, bene. Vai, uno, due, bene. Via, due passi e stacco. Ragazzi, oltre alla tecnica individuale nel colpire la palla di testa, c'è il concetto di tattica individuale. Tempo di salto, saper scegliere il momento giusto. Via! Prevalentemente ci alleniamo e giochiamo su campi in sintetico. Può capitare a volte di allenarci e giocare anche su campi in erba. In prevalenza appunto tutta l'attività viene fatta su campi sintetici. Fino all'anno scorso questa categoria era una categoria dove si giocava a 11, quest'anno invece è una categoria che la federazione ha previsto di far giocare a 9 e quindi è un campionato a 9 giocatori. Questa volta dobbiamo staccare e girare il bacino. I primi passi sono frontali. Primo piede che salta è quello esterno. Uno, due, alzo, giro bacino e colpisco nella direzione. Ci sei, Lore? Stacca col tempo giusto, vai. Uno, due, stacca. Bravo, pronto, Guarda di là, via, parti te. Dritto, dritto, ferma. Dobbiamo capire il lavoro e l'obiettivo. Uno, due, salto torsione. Quindi io parto dritto e poi vado in torsione. Quello che mi fa dare la torsione è il bacino e il piede che sale. Io faccio 1, 2, questo sale, quando sale torsione. Via, andiamo, sforzati. 2, torsione, bravo sia. Bravo, Moreno, gioca sul cono, dritto sul cono. Bravo, Parmigiani, attento ai tempi di stacco. Bravo, dritto, 1, 2, 3. Sì, 1, 2, bravo Guffanti, bene. Bravo là in fondo Mattia, bravo sia, ordinati con le spalle. La nostra categoria ha già uno staff di lavoro, insieme a me collabora un altro istruttore che è il mister Lorenzo Cresta, poi c'è un preparatore atletico che è Mattia Pirello, abbiamo due preparatori dei portieri che si alternano che sono Cristian Beretta e Alessandro Vanini. Con lo staff noi ci troviamo sempre all'inizio della settimana per pianificare al meglio il lavoro, per cercare di capire se quello che stiamo facendo sta andando nella direzione giusta, tenendo in considerazione che l'obiettivo principale è la crescita individuale dei ragazzi. Dobbiamo trovare tutti e due i tempi e iniziamo a fare una piccola tattica di reparto in due. Pronti? Via! Capire quando staccare e quando giocare. Saper scegliere. Bravo Forni! Uno, due, spalle, le braccia, sali con le braccia. E gomiti aperti, bravo, proteggiti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bravo Isma, bravo Scotti, ottimo. Come fate a staccare con queste braccia giù che mi tengono impiantato? 1, 2, su, mi aiutano a salire e a proteggermi. Sali su con queste braccia, sì, bravo Isma, sali su con le braccia, forza, 2, 3, frontal, lateral, bravissimo, bene, forza.
La devo tenere più aperta e deve essere dritta. La mia spalla guarda Adam, io sto lavorando con Adam, eh. Andiamo a 5 adesso, vai Adam e Parmi. Andiamo, forza, dai, 1, 2, sì, 3, sì, precisa, precisa, morbida e droppa. Sì, guarda che non scendi con lei, ti impianti, scendi con lei. Al momento giusto, saltellino, ah, vedi che sei già giù. Per la categoria Under 13 abbiamo previsto una prima parte di tecnica individuale, più precisamente sul colpo di testa, per poi dopo andare a strutturare il lavoro col nostro preparatore atletico sulla parte coordinativa. Andiamo a lavorare sui controlli orientati. Primo controllo interno collo-piede. Quindi il giro è sempre quello. Chi palla al colore giusto lo attacchi, fai finta che è il mister. Dai e segui, interno collo in apertura, Ci siamo? Scegli colore, via. Bravissimo, stai in movimento, dai e segui. Bravissimo, dai e segui. Sì, morbido sul primo controllo. Sì, guarda che mancio non la voleva, Chi la vuole? Vieni, vieni, bravo Manuel, dribbla. Chi la vuole? Sì, bravissimo, dribbla. Buona Mancioppi, chi la vuole? Ferma un attimo, bravi. Palla al mister. Controllo in apertura di interno piede. Ci sei? Dai, via, apri. Sì, saltellino e gioca. Sì, morbido, saltellino e gioca. Sì, morbido, bravissimo, saltellino e gioca. Sì, non sento più chiamare il colore, Chi la vuole da Parmi? Sì, bravo Magni, chi la vuole da Magni? Bravi, bravi, bravi. Sì, ferma un attimo, bravi, Ci sta che si sta lì a guardare perché si sta ragionando, lavoro cognitivo. Però chi non è interessato, come in partita, muoversi in uno spazio, non star fermi a guardare, Dai, muoversi in uno spazio, vieni! Vieni, muoviti, 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 chiama il colore, muoviti Forni, sì, mettiti davanti Perina, muoviti, muoviti Scotti, chiama il colore, sì, bravissimo, aggiustala, muoviti in uno spazio, Filo, muoviti, 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 sì, colore, bravo, Filo, triangolazione, bene, muoviti, muoviti, muoviti Forni, sì, colore, bravissimo, muoviti Isma, muoviti Filo, muoviti Moreno. Guarda che qua c'è un errore concettuale. Vieni un attimo, devo solo fare un passo aperto, controllo orientato, entro nel mondo nuovo, non me la prendono più, Le posture, scegli, dai giallo in mezzo. Vogliamo portare i nostri ragazzi il più possibile avanti nelle categorie, per cui il nostro lavoro è condizionato da questo. Si cerca di far sì che ogni ragazzo possa migliorare e noi cerchiamo di mettere a disposizione le nostre conoscenze, le strutture e tutto per far sì che loro possano migliorarsi sempre. Controllo orientato verso il paletto, piede sinistro, finta, rientri, calci in porta. Appena calci in porta vieni velocissimo, triangolazione con Sapo che ti ha dato la palla. Sapo controlla e va al tiro. E abbiamo concluso, l'azione dopo va di là. Pronto? Via! Meglio, vieni, vieni sulla respinta, Magni. Dai che troviamo gli aggiustamenti. Sì, sì, uno, due. Rapido. Il settore giovanile prevede delle fasce di età, si parte dai primi calci, ragazzi di 8-7 anni,
per poi arrivare fino alla primavera. Ogni categoria ha un obiettivo che deve essere, diciamo così, perseguito alla fine dell'anno per far sì che il ragazzo possa migliorare e passare alla categoria successiva. Quindi ogni categoria ha dei punti in comune, ma anche delle grosse differenze proprio a livello formativo e di istruzione. Venite un secondo prima dell'ultima postazione e avvicinatevi un attimo, vieni. Cerchiamo di scegliere meglio nella conclusione in porta dove mettere il piede d'appoggio, se sto calciando di collo piede o se sto calciando di collo interno, dove il piede d'appoggio è leggermente più lontano dalla palla, e se calciare di destro o calciare di sinistro, e se calciare di prima o calciare dopo un controllo. Sono tutte scelte importanti, non c'è l'avversario. Dai, a posto. La filosofia alla base di tutto è proprio quella di valorizzare le gestualità tecniche e la capacità di saper scegliere all'interno dei diversi momenti della gara o dell'allenamento. Per noi allenatori, a seconda delle categorie, ci sono delle difficoltà diverse. Qualcuno è già nell'età adolescenziale, qualcuno è nell'età preadolescenziale, per cui le difficoltà più grandi stanno nella diversità tra di loro, sia sotto il punto di vista caratteriale, psicologico, ma anche sotto il punto di vista fisico. È importante la partita del campionato della domenica, perché viene considerato come se fosse un quinto allenamento, naturalmente con dei connotati diversi, soprattutto a livello psicologico rispetto all'allenamento. Però fondamentalmente, visto che siamo in un periodo di istruzione, è fondamentale la settimana di lavoro, che non sempre è condizionata dall'esito della gara. Divideremo la squadra in due gruppi, andremo a fare degli esercizi sulla ricezione e trasmissione, poi sulla finalizzazione, quindi il tiro in porta, per poi concludere con una partitella finale. Palla al centro, via! Zero, palla al centro. Bravo Perina, bravo, devi saper fare entrambe le cose. Palla al centro, 2-0. Tempo vinto dai bianchi, palla, grazie. Un applauso a tutti e buon allenamento, bravi, bravi, a posto.